Beh, ragazzi, rieccoci alla Zona 4, rieccoci con l'ennesimo episodio di questa lunghissima serie, o meno si prospetta lunghissima, per adesso è solo lunga ancora, però ci saranno ancora un bel po' di episodi, mi sa, da poter giocare o registrare, o comunque per voi da guardare. Ad ogni modo, come sempre, la partecipazione ai commenti è assoluta, mi fa molto piacere, chiaramente. Forse più di una persona mi ha detto che dovremmo forse calmarci un attimino. Effettivamente è vero, abbiamo problemi di manpower, che vuol dire problemi sia di reclutamento per nuove truppe, sia di rimpiazzo delle truppe esistenti, sia di rimpiazzo delle guarnigioni. Quindi, per evitare problemi, visto che qui abbiamo una bella resistenza, soprattutto negli Stati Uniti, vedete come è una cosa abbastanza indecente, qui si può notare ancora meglio come ci manca metà della manpower necessaria per la guarnigione, così come ci manca in altri territori. Quindi direi di passare, di probabilmente cambiare le leggi sulla manpower, sul reclutamento. E però stavo anche pensando che le armor e cars non le stiamo sfruttando granché. E quanto so io sono migliori della cavalleria per tenere a bada appunto le ribellioni. Quindi potenzialmente noi potremmo utilizzare questo template, che tra l'altro qui è sbagliato perché dovrebbero esserci... Armor e cars. Allora, però questo qui è più da combattimento, tra virgolette, e lo salviamo. Però potenzialmente potremmo anche duplicarlo, potremmo chiamarlo guarnigione meccanizzata, tipo. E chiaramente questa magari dagli soltanto roba tipo... A parte non penso serva niente di supporto. Voglio immaginare non serva nulla di supporto. Potremmo anche forse... Che da 20 potrebbe essere un po' troppo. Voglio provare da 10 innanzitutto. Giusto. E andare a cambiare. Perché se questa è più efficace la cavalleria e possiamo risparmiare allo stesso tempo magari della manpower, non ci farebbe schifo come cosa, giusto? Allora, manpower per divisione. Ok, qua ci vuole manpower per suppression. Non so bene cosa intenda. Comunque 5500 per divisione. Se io andassi a vedere la guarnigione meccanizzata, 2005 è solo 10, mentre qua dovrebbero essere 12, 5005. Costano un po' di più, chiaramente. Però, hanno le table due losses during resistance. Vedi, hanno anche più hardness, quindi la cavalleria non ce l'ha proprio. Possiamo provare? Quanto ci prende? Allora, non ha preso nulla dal punto di vista... Cioè, ha preso poco dal punto di vista dell'equipaggiamento che era necessario, diciamo. Ma fa che... Andiamo a uno di velocità, innanzitutto. Ma vuoi vedere che magari è la giocata? Perché per adesso, però, mi sembra che devono arrivare ancora le armor e cars, chiaramente. Ah, no, dice che sta aspettando che venga prodotto. Ma noi ne abbiamo già... Ecco, no, adesso è sceso, ok... Sì, un po' troppo. Allora, potremmo fare un giochino di questo genere. Magari nei posti appena conquistati, dove tutto è un po' più... mettiamo la fanteria meccanizzata. Negli altri, invece, potremmo mettere la cavalleria normale. Quindi, allora, conviene fare questo, allora, secondo me. Reggimento di cavalleria. No, no, voglio farlo a tutti, non solo lì. Reggimento di cavalleria. Free fan, sì, ma lo voglio a tutti quanti. Reggimento di cavalleria. Ok, l'ha piazzato. Io metterei qui quella meccanizzata. In Canada pure. E in Messico, perché no? Questo dovrebbe aiutare non poco. Togliamo un attimo la pausa. Mettiamo a due, così passa qualche giorno e vediamo se riusciamo a ristabilire l'ordine. Io qua vedo che qua ci manca un bel po', però. Mi pare strano perché è lo stesso numero di prima e non ha molto senso, visto che ho diminuito alla grande, no? I territori dove utilizzare... quel tipo di guarnigione. Allo stesso tempo, per andare a colpo sicuro, cambiamo la legge sul reclutamento, così da recuperare la manpower almeno per un periodo. E abbiamo un sacco di factory output in meno, training timing aumentato, però chiaramente è solo una questione momentanea. E in questo modo possiamo vedere di riuscire magari a gestirci il tutto. La ricerca non c'è più niente. Cosa potremmo produrre qui? Equipaggiamento per... ma sì, produciamo un po' di equipaggiamento, visto che qui mi pare che può sempre servire, così come l'artiglieria potrebbe servire, a quanto pare sì. Quante risorse abbiamo? Produciamo ciò che possiamo produrre. L'alluminio per cosa lo stiamo utilizzando, innanzitutto? Perché io non mi ricordo più, non c'ho fega. Ah, lo utilizziamo per queste cose qui, purtroppo, quindi...
Sì, diminuiamo un pochettino perché sennò qua non ne usciamo più con le risorse. Che tanto la roba ce l'abbiamo, non è che ci manca. Vabbè, per adesso può andare bene così. Abbiamo 2 milioni di armi, cioè. Ok, l'armor e cars adesso si sono ristabilizzate. Ristabilizzate, diciamo, dal punto di vista numerico. Quindi se andiamo a ricontrollare un attimo le guarnigioni. Continua a mancarci la manpower. Pian piano dovremmo riuscire a risolvere la questione. Nel frattempo, però, cerchiamo di sfruttare anche le spie. Per root out resistance. Tu lo fai in quest'altra area, magari. Ok. Qui non penso sia nulla da qualcosina, ma in realtà la Svizzera è tornata. Così, oh, è appena tornata sta Svizzera, giuro che non ci stava. Porco Giuda traditore. Guarda, la cosa è proprio ora che stavamo parlando. Fortunatamente abbiamo truppe da poter mandare. Io farei una cosa di questo genere. Quindi facciamo voi di qua, così come voi. Voi qua e voi invece qui. Ok, mandiamo le truppe a difesa, ovviamente. Qua magari cominciamo ad attaccarli con qualcuno dei viola, giusto per tenerli a bada. Nel frattempo dovremmo recuperare la manpower relativamente in fretta. Qui fortunatamente abbiamo anche i binari che ci fanno muovere molto velocemente, quindi molto bene. Questi infamoni, guarda, una cosa indecente, veramente indecente. Attaccate subito senza perdere tempo proprio. Ma che indecenza! Che indecenza! Nel frattempo dovremmo anche fare una roba di questo genere. Vi farei avanzare con cattiveria. Non solo agonistica. Non appena recupero un minimo di, come dire, organizzazione dovrebbe riuscire poi a muoversi. Allora, tu da qui magari attacca laggiù. Con l'aiuto di quei alpini dovresti riuscire poi a risolvere la questione. Truppe non assegnate, ok, queste perché erano della Bessarabia, abbiamo preso l'ultima volta. Però adesso le lasciamo lì che non ci serve altro. Manpower ancora zero, ma pian piano aumenterà, voglio pensare. Ovviamente qua ne stiamo perdendo ancora a causa della Svizzera. Però vedete quanto rosso è sparito, praticamente non abbiamo più rosso, quindi vuol dire che abbiamo abbastanza manpower in tutte le guarnigioni nel mondo per tenere a bada appunto gli eventuali ribelli, mettiamola così. Quindi nel frattempo che c'è il caricamento vorrei anche mandare gli alpini laggiù ad attaccare. Voi fate lo stesso. Che non dovrebbe essere un problema conquistare questa Svizzera. Attacchiamo con carri pesanti le montagne, bombardiamo qualsiasi roccia che si muove. Anche se le rocce in realtà non si muovono, quindi non so cosa sto dicendo, ma non importa. Poi qui nel frattempo manderemo te a gestire un po'. Quando conquisteremo metteremo la spia poi a gestire la questione, perché è un po' una rottura di palle, ecco. Voi qua saltate, grazie. Allora, mettiamo un po' la velocità che se no non ci muoviamo più. Voi potete andare anche a Zurigo per chiudere la questione. Anche se sulle montagne che la mezza è un po' lenti con carri armati a muoverci. Guardate che roba, molto lenti. E siamo a velocità 5, molto molto lenti. Però ovviamente c'è uno svantaggio del terreno, no? Quindi è normale. Noi comunque stiamo avanzando, non hanno tempo di organizzarsi, quindi li sfracelliamo ogni volta che si muovono. Il concetto è quello. Possiamo anche avanzare per quanto mi riguarda, anche di là potenzialmente, grazie. Allora, voi da qui, ok. Voi continuate a colpirli duro in modo tale da non dargli, da non permettergli di avere un minimo di tregua. Ok, non troppe, non credo troppe perdite, anche se avrei preferito evitarle ugualmente. Vediamo la pausa, magari vediamo del progresso, che dite? Direi proprio di sì. Nel frattempo altrove non mi pare che ci siano problemi a livello territoriale, mettiamola così. Il povero Ezio si è ferito, poverino, si è fatto la bua. Ma non importa. Allora. Sì, pian piano stiamo avanzando tutti, ovunque, molto bene. Se noi gli facciamo anche un male cane, ma ormai qualsiasi arma ormai fa male al nemico, cioè. Anche loro fanno male a noi in un certo senso. E pur fa schifo, quindi fate voi. Infatti dobbiamo muoversi molto più velocemente in questi territori, ovviamente. Voi attaccate laggiù. Voi attaccate lì. Voi dovreste riuscire a sfondare questi senza problemi. Così, immagino.
qua non sono capitolati. Molto interessante. Forse perché sono ribelli, no? In teoria dovrebbero comunque... dovrebbe comunque dirmi qualcosa, tipo è sconfitto la Svizzera, roba di questo genere. Ultimo territorio, assaltiamolo. Madonna mia, mi sto mandando il mondo. La manpower è ancora bassa, anche se in realtà stiamo continuamente rimpiazzando le truppe in giro per il mondo. Ho 4 cannonate e dovrebbero finire di campare. Oh, là, ce l'abbiamo fatta, bene. E anche questa volta abbiamo risolto il problema. Allora, voi da qui tornate a difendere, diciamo, contro l'Austria. Facciamo una cosa di questo genere. Questo. E va bene. Poi, dove metteremo qui una spia a gestire questa situazione. Grazie comunque per le armi. Non ci servivano, ma sono comunque ben accette. Ok, molto bene. Quindi le armor e cars, adesso ne abbiamo abbastanza per tutto. Guarnigioni, esercito, eccetera. Non ne abbiamo tante, però, perché... chiaramente non sono velocissime da produrre, però ci infliggono il 70% in meno di danni, no? Nel momento in cui difendiamo contro attività di resistenza, che può essere anche molto utile per quanto mi riguarda. Qui ribellione, local factories meno 3%, ma finché ci vuole un sacco di manpower per gli Stati Uniti, chiaramente sono tantissimi territori, anche per la Francia non si scherza. Ah no, questa è quasi la popolazione che abbiamo a disposizione come manpower noi. Ok, ok, ok. Sono tentato di arrivare contro... ok, hanno ancora 3 stati, 3 territori in loro possesso. Saranno qualche isola e menate varie, probabilmente. Ad ogni modo, noi ce ne stiamo un po' tranquilli. Quindi almeno un episodio sarà di tranquillità assoluta, ragazzi. Abbiamo bisogno di rimpiazzare le truppe. Abbiamo bisogno di organizzarci per le prossime guerre. Allora... qui non mi pare di avere nulla di aerei, molto bene. Avremo bisogno di manpower anche per gli aerei, ovviamente. Qui comunque stiamo attaccando qualche territorio nemico, vedo. Qua tutto tranquillo sul fronte asiatico, pare proprio di sì. Evitiamo di combattere. Non abbiamo intelligence, che è molto interessante. Come si fa a non avere intelligence? Non abbiamo... cioè, il radar a livello 6 non ci permette di vedere cosa hanno sti tizi? Interessante. Qua vediamo, un sacco di divisioni, mio Dio. Però qua potremmo mandare un po' di ricognizione. Stiamo combattendo con qualche aereo, però non ne perdiamo nessuno. Ah, tra l'altro, qualcuno mi ha fatto notare effettivamente che i nostri caccia sono questi qua, giusto? Abbiamo i caccia pesanti che stiamo già producendo, ma i caccia normali, che sono questi, sì, esatto, hanno pochissima... no, Air Defense l'abbiamo migliorata. Forse da qualche episodio passato che mi avete commentato. Però sì, abbiamo abbastanza Air Defense, mi pare, per un caccia. L'agilità è quello che conta anche per evitare di essere colpiti. Quindi penso sia un buon compromesso questo caccia. Non sono espertissimo, ma comunque. E il caccia pesante avrebbe bisogno un po' più di difesa. Qua possiamo essere d'accordo. E quindi io direi a sto punto di... Fueling tanks, ecco. Ok, secondo me questo è il giusto compromesso. Grazie a chi me l'ha fatto notare. Effettivamente erano un po' scarsi questi dal punto di vista, come dire, difensivo, no? Quindi produciamo così. Mica ho cambiato qualcos'altro per sbaglio. Ah no, avevo costruito una roba a parte. Ottimo. Purtroppo ci mancano risorse, ovvero l'alluminio. Allora, vediamo innanzitutto dove potremmo andare per queste risorse, che comunque produciamo, ma non tanto quanto vorrei. Il Burma. Ah no, quello è tungsteno, never mind, non ci interessa quello, ci vuole l'alluminio. Comunque buon candidato il Burma per l'alluminio in futuro. Un operatore cinese. Qui c'è da riparare fabbriche, forse ci sta. Sì, non c'è compliance. Risorse sabotate. Beh, quelle risorse non ci interessano. Io sto cercando alluminio. Chissà se c'è un modo di vedere dove trovare l'alluminio. Tipo qualche pannello. Giappone, ma non ce n'è neanche troppo. Mi sa che semplicemente dovremmo arrangiarci in qualche modo. C'è qualcuno dal quale possiamo importarlo? Austria-Ungheria. Facciamolo, non ci servono quelle fabbriche, onestamente. Ne abbiamo fin troppe. Piuttosto preferisco produrre di più, anche se con la legge della manpower nuova, chiaramente, non è così semplice. Allora, original development. Più compliance, building slot. Quanta politica power abbiamo? Non tanta. Utilizziamone 2, giusto per sbloccare qualche slot di costruzione.
Vediamo, ballo alpino occidentale. Eroismo. War support mi pare che ci sia anche abbastanza. La corsa per la bomba, questa non ci interessa. Allora, togliamo queste notifiche, se no veramente mi sale il nervosismo. Qui no, ciao, 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 ciao. Non il cane, non la razza di cane. Ottimo, molto bene. Nel frattempo, teniamo sotto controllo le guarnigioni. Per ora tutto ok, anche se negli Stati Uniti vedo comunque continuano a bestemmiare. Quindi mi aspetto qualche ribellione. Mi aspetto qualche ribellione. No bueno. A sto punto possiamo fare qualcosa di intelligente. Sparpaglierei voi un po' in giro. In questo modo. Così da almeno tenere delle truppe pronte ad agire nel momento del bisogno. Quanti siete? 22. Ecco, li sparpagliamo così. Sono anche alpini. Non sono buoni, diciamo, a sopprimere la ribellione, ma sono buoni a combattere nel caso avremo proprio dei ribelli effettivi in giro, giusto? Quindi non mi va di sostituirli con la cavalleria in questo momento. Potrei sostituirli con i mezzi armor e cars, ma tutto questo abbiamo perso perché, sì, no, mi sa che queste sono perdite da guarnigione, diciamo. Un po' troppo per i miei gusti. Un po' troppo. E sì che non ne abbiamo tantissime in realtà. Però potremmo passare a cavalleria qua giù in realtà. Sto pensando. Se questo è il reggimento di cavalleria. Perché... Ok, support equipment. Ci manca comunque un po' di manpower. Quello sicuramente. Un Kingdom Need. Cure manpower. Ma la cura manpower della garrison. Sì, esatto. Quindi sono efficienti non molto. Tipo questa è efficienza al 37%. Bisognerà un attimo soffrire da quel punto di vista, perché a quanto pare ne abbiamo bisogno. Però comunque stiamo producendo ben poche armor e cars. La cosa non è mi piaccia granché. Lo sto facendo però per risparmiare manpower, quindi bisogna cercare il giusto compromesso. Tipo questo è il giusto compromesso. Aumentare di 300.000 la produzione. Potrebbe essere un giusto compromesso. Vediamo se riusciamo effettivamente a coprire, tra virgolette, le spese. A quanto pare sì, vedo che i giorni diminuiscono per raggiungere i break-even point. Questi ancora che combattono. Sì, ok. Potremmo pian piano riuscire nell'impresa in questo modo. Resistenza. Ancora continua a salire. In alcuni punti si è stabilizzata. Si ferma tipo al 70%, che è un po' troppo, ovviamente. Bisogna tenere d'occhio questa situazione. Per fare ciò, cosa ci converrebbe fare? Non so neanch'io di preciso, in realtà. Qua innanzitutto non mi piace che ci sia quel porticciolo, però finché rimane un porticciolo lo possiamo anche tollerare. Che hanno quello e qualche territorio qua giù e basta, praticamente. Per ora ci siamo buoni, togliamo la pausa così da sbrigarci. Nel frattempo potremo anche un po' parlare dei prossimi obiettivi. C'è chi dice andare in Asia, chi dice di prendere Sud America, chi dice no, l'Europa secondo me è l'ultimo degli obiettivi, nel senso che sarà la guerra delle guerre e per quello avremo bisogno di un po' di manpower da parte. Qui secondo me bisogna chiudere un attimo con le guerre che abbiamo. Finalmente vedo della manpower che non sparisce subito, adesso è sparita, però per un bel po' di secondi è rimasta 10-15.000, quindi è un buon segno, immagino. La legge sul reclutamento per ora dovrebbe bastare e avanzare, bisogna soltanto un attimo soffrire in silenzio. Giusto per capire. Rimaniamo lì con il numero di armor e cars. Vedremo. Vedremo. È che non credo convenga andare con i camion per le guarnigioni. Non credo sia la mossa giusta. Ne usiamo 65 al giorno, giusto? No, c'è un deficit di quella produzione. Con Garrison, sì, infatti, vedete, dai rinforzi della Garrison ne abbiamo meno 8.000. Dalle truppe sul campo meno 380. Sì, le Garrison continuano a perderle, ovviamente. Quindi, cosa costa produrle? Acciaio e tungsteno. Beh, allora possiamo produrre in quantità industriale. Però perché continua a usare l'alluminio? Quello è il discorso. In teoria non dovrebbe usare l'alluminio. Quindi per ora facciamo una cosa di questo tipo. Allora, questi, gli antifante anfibi, in realtà li togliamo perché utilizzeremo dei carri armati normali, diciamo, li convertiremo in mezzi anfibi.
Io direi a sto punto di diminuire un po' i jet bombardieri pesanti. Oh, abbiamo recuperato un bel po' di roba lì. Quindi ci possiamo concentrare un attimo sul da farsi. Tanto sono già al massimo, mio Dio. Quindi non possiamo neanche aggiungere fabbriche potenzialmente. Però potremmo cominciare a costruire anche quelle migliorate in questo modo, giusto? A quanto pare sì. Facessi una cosa di questo genere. Ne mettiamo lì sotto. Abbiamo due modelli, in poche parole. Ah no, queste qua sono l'anticarro, tra l'altro. Anti-tank. Ma mi interessa le anti-tank, ma non credo proprio. Non credo proprio. Però sono quelle più moderne che abbiamo. Mi sa che l'ultimo modello semplicemente si chiama così e basta. Voglio pensare, perché non possiamo modificarlo da qui. Possiamo solo aggiungerci roba, quindi voglio credere sia quello il punto. Sì, quello è l'ultimo modello che abbiamo. Diventano proprio anticarro. Vabbè, dovrebbero funzionare lo stesso. Quindi aumentiamo la produzione in questo modo. Le risorse le abbiamo. Ne abbiamo. Quindi potremmo potenzialmente anche tornare un po' a produrre altro. Esatto, molto bene. Nel frattempo potremmo lavorare su cosa? Su infrastrutture. Queste cose qui ci permetterebbero di avere, come dire, risorse, rifornimenti ai vari fronti che si verranno anche a creare in futuro. Qui sto tenendo d'occhio, abbiamo 83% qui sulla costa orientale che non ci piace. Lì si è stabilizzato per ora, molto bene. Qui c'è ancora territorio nemico che dovremmo comunque continuare a prendere. Non capisco perché vi siete fermati, farò finta di non vedere. Ma in realtà voi potete anche fermarvi là. Allora, facciamo una cosa di questo tipo, una backline, anzi, il fronte così mi va bene. Ok, quindi io lavorerei appunto su infrastrutture, quindi vorrei tanto migliorare semplicemente qualsiasi binario presente in questo mondo. Quindi facciamo una roba di questo tipo. So che non è il modo migliore, ma ogni volta mi dimentico di controllare come poter migliorare i treni con un solo click potenzialmente. Io qua costruirei anche un supply hub, costruire uno qui, uno qua, uno qua. Che poi in realtà lì non ci servono, però non si sa mai. Ah, tra l'altro già ci sono, quindi quelli sono inutili, semplicemente non li vedevo dall'alto, mettiamola così. Quindi qua cancella tutto, molto bene. Qui costruisci un altro po' di ferrovie. Molto bene. Facciamo un po' a caso, poi pian pianino, diciamo, lavoreremo su tutto, ma quello che ci interessa maggiormente in realtà sono queste qui, giusto? Guardate qui che rete ferroviaria, una cosa indecente. Soprattutto quelle che partono dalla capitale, sono quelle che ci interessano. Poi se serve possiamo anche aggiungere più camion, tipo così, per aumentare il raggio di attività dei supply hub. Ma per adesso non ci interessa particolarmente. Ecco, fare una cosa di questo tipo. Qua, menta, menta, menta. Menta, menta. Così da avere proprio l'efficienza, no? Quando così cominciamo a combattere, è anche più dura per il nemico buttarci giù tutti i rifornimenti, che per roba di livello alto voglio pensare che resista anche di più. Dovremmo lavorare forse anche sui treni col cannone, le railway gun, potrebbe essere interessante anche quello, anche se non ne ho assolutamente voglia, non chiedetemi perché. Qua pure da migliorare. Sì, le Filippine va benissimo, spiate quello che volete, tanto siete inesistenti e non ci interessate. Facciamo così, da qui invece partire giù, molto bene. Ottimo, quindi da qui una rete ferroviaria che parte, che arriva all'altro porto, potrebbe essere interessante anche questo. Molto bene. Miglioriamo anche verso la Turchia. I porti qui potremmo anche migliorare i porti, in modo tale da avere rifornimenti maggiori e arrivare dal mare. Qua fai così, no, non utilizziamo camion quando non serve, grazie, che già abbiamo i nostri problemi. Qui continuiamo ad avere dei problemi. Io qua costruirei proprio un supply hub a confine, in modo tale da risolvere quelle problematiche nelle montagne. Allora, possiamo. Ho sbagliato. Posso cancellare da qui? Ottimo. Bene. Quello dovrebbe andarci molto bene. Da qui potrei anche collegare l'altra regione. Ottimo. Da qui collegherei di qua. Qua possiamo anche collegare il lab. Molto bene. Cos'altro ci vuole qui? Qua di chi è sto territorio? Afghanistan. Ma l'Afghanistan però non dovrebbe interessarci.
La minaccia del comunismo. C'è anche la minaccia del comunismo? Da quando? Non mi ricordavo ci fosse comunismo in questa partita. Allora, cose di questo tipo. Molto bene. Ottimo, mi pare bene da quella parte. Qui stiamo costruendo pure parecchio. Costruiamo parecchio anche di qua. Nel frattempo il tempo sta andando avanti, ragazze. Non sto tenendo la pausa, per carità. Se no, non passerebbe più tempo. E staremo qui fino al 2024 a giocare la stessa campagna. Allora, qui pure bene. Qui aumentiamo ancora di più il livello. Ovviamente mi permetto di spammare perché abbiamo tante di quelle risorse. Non abbiamo nient'altro da costruire, ma... In una partita un po' più in bilico, chiaramente le cose sarebbero diverse. Questo lo sapete, lo potete immaginare. Voglio immaginare, appunto. Qui pure miglioriamo un pochino. Abbiamo tanti binari livello 5 partire da Roma e andare verso queste zone. Quindi dovrebbe andare abbastanza bene per adesso la questione. Qua pure. Migliora. Molto bene, molto bene, molto bene. Ottimo, presto potrebbe anche bastare. Ne abbiamo da costruire, quindi lo facciamo. Construction Engineering, questo qua è quello per le infrastrutture e i binari, vero? Mi pare proprio di sì. Andiamo a colpo sicuro. Ah, potremmo anche fare Resistance Suppression, che potrebbe essere utile. Forse un po' più utile adesso. Quindi passiamo a quel focus. Teniamo d'occhio, e vedete qua in certi punti sta diminuendo, molto bene, ciò che ci serviva in questo istante. Poi, cos'altro vogliamo fare? Sto pensando, continuiamo le guarnigioni. Mi pare bene per ora. Mi pare bene, posso vedere... Dove si vedeva la popolazione che ci serviva per la guarnigione? Qui dovrebbe dircelo, perché qua non me lo mostra? Ah, ecco, adesso è uscito fuori. Beh, 51% efficiency, non è proprio il massimo, ma neanche lo schifo. Pian piano stanno aumentando, comunque avete visto, quindi non dovrebbe essere un problema. Qui c'è 30 giorni, continuiamo ad avere un po' di deficit, ma dovremmo riuscire a risolvere la questione presto, voglio sperare. Quindi nel frattempo costruiamo carta fabbrica che non si sa mai. Nessun fronte... Attenzione, vedete che bisogna sempre controllare, vedete? Bisogna sempre controllare. Allora, voi state qui a non fare nulla, tra virgolette. Andate a prendere quei territori, assolutamente. Facciamo così. Qui c'è qualcuno che può essere risparmiato. I bianchi. Voi. Il buon Messe può essere risparmiato e può tornare in azione, diciamo. E riprendere un attimo questi territori persi momentaneamente. Ovviamente sarebbero quest'altro manpower che se ne va, ma siamo costretti, non è possiamo lasciargli fare quello che vogliono. Anche qui penso sia stata una ribellione o un piccolo sbarco, visto che c'è ancora qualche truppa statunitense in giro e menate varie. Sarebbero effettivamente da rimuovere, ma è un po' difficile rimuoverli tutti quanti. Ora vediamo magari di sbarcare con i Marines, perché a questo punto conviene. Allora... Tipo, voi dove state sbarcando? No. A questo punto prendiamo quei porti nemici. Che poi mi dà fastidio, abbiamo il controllo dei mari e pur riescono a sbarcare. Un po' fastidiosa come cosa, sono onesto. Prendiamone uno alla volta, senza esagerare con le perdite e cose varie. Ok, qui stiamo difendendo, molto bene. Ora arriva Messa che ci pensa lui. Questi aerei ce li riprendiamo, un po' di manpower che per adesso serve altrove. Vediamo di riprenderci i territori perduti. Qui stiamo avanzando molto bene. Qui dobbiamo avanzare pure senza problemi. Sì, signore. Esatto. Sì, non hanno speranze ovviamente, però è comunque una noia stare qui appresso ste menate. Ovviamente. Allora... Preferisco più resistenza qua giù, più controllo lì, perché tanto qui in Svizzera bene o male possiamo sempre agire. Vedete come è una cosa indecente comunque lì, avete visto quanto sono rompipalle. Allora, facciamo così, voi andate a difendere territori svizzeri proprio, li mettiamo in queste zone, giusto? Così appena escono fuori, se escono fuori, siamo già pronti all'azione, in poche parole. Allora, sì, tutti questi macelli ovviamente sono da gestire.
Devo bisogno di un minimo di stabilità a questo punto di vista, stabilità interna, prima di muoverci altrove. Non possiamo neanche fare granché dal punto di vista dello spionaggio, cioè abbiamo già ricercato praticamente tutto. Manca solo un pezzettino, mettiamola così. Qui possiamo fare così per avere un po' più di... avete capito? E nel frattempo potremmo anche commerciare per questo. Ha uno stato che non neanche conosco. Un altro della Songheria, va bene. Qui stiamo costruendo qualsiasi cosa. Sì, ottimo. L'ordine Pyrrhus. Dobbiamo costruire. Ma stiamo costruendo un sacco di roba. Mamma mia. E anche velocemente, quello è bello. Allora, qui stavo diminuendo un po' sti ceppi. Neanche tanto in realtà. Neanche tanto. Io a questo punto vi direi. Facciamo anche così. Direi di trasformare tutto questo, convertire tutto questo in cavalleria a sto punto. Che tanto queste truppe per adesso non ci servono, peraltro. Sì, recuperiamo un sacco di manpower che possiamo utilizzare appunto nelle varie guarnigioni. Infatti lo vedremo scendere molto velocemente. Infatti, guarda, abbiamo perso 140.000 uomini subito, mamma mia. 140.000 uomini subito. Però queste truppe qua dovrebbero riuscire a tenere a bada. Anche la presenza fisica, diciamo, dovrebbe riuscire a mantenere sotto controllo la resistenza. Damage to Garrick sono 15%, 100%. Questa è la Svizzera. Andiamo un attimo a vedere questa situazione. Anche se mi dice che siamo 99% efficient. Cioè questi qua, pur avendo quasi 100% di efficienza, non riusciamo a tenerli a bada. Civilian Oversight, Secret Police, meno compliance al giorno. Ma ci interessa la compliance, è quello il discorso. Diciamo che con la compliance avremo vari vantaggi come fabbriche, meno danni alle guarnigioni. Quindi o continuiamo così e soffriamo fino a quando... Perché in teoria la mentalità della compliance... Cioè anche lamentare, diminuire diciamo della resistenza. Perché la compliance è sostanzialmente il contrario della resistenza. In poche parole, molto semplici. Da quello che capisco io. Quindi Messico per esempio scende. Sì, no, infatti secondo me è da giostraccia in quel modo. Ma voi tornate a difendere queste aree per ora. Solo i punti di controllo, i punti vittoria, chiamateli come vi pare, non mi interessa. Così, magari anche un po' di qua. 22, perfetto. Qui noi ci lasciamo messe in questi territori a difendere. Così smettono di ribellarsi al mio volere. Molto bene. E ci aggiustiamo così per adesso. Allora, in tutto questo la manpower ancora rimane a zero. Abbiamo finito anche di ricercare. Non c'è nient'altro da ricercare per le spie. Quindi neanche possiamo avere più operatives a quanto pare. Sono spy master di già. Sì, non si può fare granché da quel punto di vista. Quindi pace. Qui c'è un macello ma sta diminuendo. Fortunatamente comunque abbiamo sempre presenza militare in quelle regioni. Sta diminuendo ovunque, molto bene. L'unico che non diminuisce è la Svizzera. Si ribellano e ci prendono a... Mazzate. Allora, per il resto tutto tranquillo, vedete? Qua un po' altino, ma è in diminuzione. In altre zone sotto il nostro controllo non c'è troppo pericolo. Qui abbiamo comunque una presenza di truppe decente, non dico buona, ma decente quantomeno. Quindi dovremmo essere abbastanza tranquilli. C'è il Giappone. Comunque stiamo anche riparando in continuazione ciò che viene sabotato, quindi non è troppo, neanche quello è troppo un problema. Anche se in realtà non ripariamo con chissà che efficienza. Vedete, perdiamo un sacco di roba. Soprattutto in questi territori ancora molto instabili. In Nevada, in quei territori americani. C'è veramente un sacco di roba danneggiata. Ma pian pianino lavoreremo anche su quello. Togliamo la pausa, per carità, che tanto non sta succedendo nulla. Noi potremmo anche un po' avanzare, menate varie. Sicuramente riusciremo, ma non ne vale la pena. Conviene veramente stabilizzarci, stare fermi, immobili. Tanto qui sono comunisti che combattono. Il Giappone pure che ha le sue guerre in giro. Giappone comunista, tra le altre cose. Non me l'ho neanche reso conto. Japan's People's Republic. Che è in guerra contro chi? Contro i nostri nemici, in poche parole. Ok. Alleato. Lunanda giapponese. Ma... Ok, non ho parole. Ah, tra l'altro ne potremmo anche sfruttare
C'è una specie di... come si chiama? Una modalità di... una modalità, probabilmente ci permette di vedere le alleanze. Qual è? Vediamo. Ideology? No, ideology ci mostra il mondo praticamente fascista o quasi. Diplomazia, forse. Ok, noi i verdi siamo solo noi. Rossi, nemici... no, non è questo che mi interessa. Dovrebbe esserci... tra l'altro anche questa della compliance può essere molto utile. Vedete, questi qua sono gli stati in cui la compliance... ci mostra il livello di compliance. La resistenza, la forza della resistenza è ancora molto alta qua giù. L'occupato è in esilio. Cosa vuol dire? Ah, quello dà quindi un 20% di base di forza della resistenza. Informazione interessante che non guardo mai, quindi conviene un attimo darci un occhio anche insieme. Però comunque ok. Però dovrebbe esserci qualcosa tipo... ah sì, fazioni, ecco, questo ci interessa magari. Italian League, Central Powers, North American Alliance, ancora tutto questo. Ci sono tipo 1, 2, 3, 4 fazioni nel mondo. Praticamente qualcosa del genere. Vabbè. Ce ne faremo una ragione. Nel frattempo torniamo alla nostra schermata classica, mettiamola così. E aspettiamo. Che altro da fare non c'è. Stiamo costruendo un sacco di roba comunque in America. Che forse non conviene costruire prima in America, visto che sono territori dove viene tutto sabotato in continuazione. Quindi forse... vabbè, non c'ho voglia di stare lì a cliccare per l'eternità. Quindi facciamo finta che non stiano sabotando nulla. Nel frattempo noi volendo potremmo anche però... cambiare qualcosa, nel senso uno dei nostri consiglieri, cose di questo genere, tipo tu supporto al fascismo giornaliero, non ci interessi più di tanto adesso. Un operative in più potrebbe essere interessante. Capitano Industry potrebbe tornare utile, ma anche no. No, tu non mi interessi, non c'è nessuno che può fare, no, non proprio. The Path to Progress. Tanta roba è bloccata chiaramente a causa della morte di Mussolini. Non è, ci sia niente di proprio entusiasmante in realtà. Mettiamo la velocità di costruzione delle infrastrutture. Ma sì, perché no? Però sì, per il resto non è che sia proprio granché. Close economy non possiamo averla. War economy già ce l'abbiamo. Cosa ci vuole per questo? Più del 80% war support, che già c'è. Perché non posso passare la totale mobilizzazione? Ah, perché nessuno dei nostri amici ha più del 50% del numero delle nostre fabbriche. Ok. Hai ragione tu. Quindi abbiamo un sacco di fabbriche, in poche parole. Umberto II, ma sì, facciamo roba per avere potere. Ma sì, cosa succede qui? Stabilità, costi di annessione. Niente che ci interessa dal punto di vista del bonus. Secondo me quello che vogliamo già ce l'abbiamo. E va bene così. Allora, nel frattempo abbiamo un patto di non aggressione, vedo. Siamo nel 1956, la Cina comunista, sì, per adesso va bene, non mi interessa. Tanto non pianifico di attaccarli in tempi brevi, sono onesto. Qui possiamo anche praticamente togliere più o meno. Prendiamo una fabbrica, la diamo, giusto che... non so neanche che stato sia questo, sarò molto onesto. Non mi interessa. Allora, nel frattempo la manpower continua a essere a zero, ve lo faccio notare. Per quanto stiamo abbastanza soffrendo. Però adesso abbiamo un più 61, più 62 al giorno di Armor e Cars. Quindi vuol dire che andremo in positivo a breve. Dovremmo riuscire in qualche modo... a recuperare. Qua vedo che perdiamo, però in realtà non perdiamo, visto che qua il numero non penso scenda in tempi brevi. Vero che perdendo le 39 al giorno, poi sì, è abbastanza volatile come valore. Chiaramente non notiamo la differenza su milioni di unità di qualcosa, giusto? Quindi ci sta, ci sta. Qui abbiamo carri leggeri nel frattempo, che in realtà io convertirei in medi, probabilmente. Visto che i leggeri li utilizziamo come supporto alla fanteria, praticamente. Vedete, abbiamo fanteria 20 carri. Ma qua voglio fanteria meccanizzata, praticamente, perché l'oro... non abbiamo la manpower, neanche le armor e cars, anche se 240 sono ben poche a utilizzare, sarò onesto. Fanteria meccanizzata... ci vuole un bel po' di manpower.
Pian piano riusciremo a rimpiazzare, immagino. Nel frattempo vediamo la resistenza. Qui aumenta. Male. Molto male. Abbiamo bisogno. Bisogna controllare le isole. Non vorrei perdere le isole perché è una rottura di balle. Poi da riconquistare. Chi sta controllando questo? Voi verdi. Avete bisogno di rinforzi, mi pare di capire. Facciamo quindi un cambio. Più o meno. Qua magari. La metà va, diventa bianca. Ok, abbiamo fatto un giro inutile di unità, ma vabbè, l'importante è arrivare e capirsi. Nel frattempo i Marines sono sbarcati già qua giù. Andiamo a vedere subito. No, devono ancora arrivare, cioè stanno viaggiando da mesi sti Marines prima di arrivare a destinazione, una cosa indecente. Però vabbè, arriveranno prima o poi. Se io volessi addirittura esagerare con la legge del reclutamento, non credo cambierebbe molto, onestamente, ci metteremo comunque un po', quindi tanto vale non fare nulla al riguardo. Qui si possono cambiare queste cose? Ah sì, si possono cambiare. Logistical focus ci interessa? Non credo. Division speed, static warfare. Ah. In cognizione, intelligence gained. Visitare divisioni sarebbe utile se vogliamo andare per la guerra lampo. Per adesso non credo cambieremo nulla. Cambieremo una volta che avremo deciso come combattere la nostra prossima grande guerra, diciamo. Ah, qua nel frattempo mancano proprio dei tizi. Fa molto piacere. Positioning, bad weather penalty. Ma sì, sicuramente non ripiegheremo, quindi aumentiamo le probabilità di critico. E più con gli aerei invece, più efficiente. Ace. Gun attack. Fighter detection. Questo sicuramente tornerà utile in futuro. Bene, finalmente abbiamo deciso anche di utilizzare tutti i nostri bonus che ci eravamo scordati esistessero. Allora, voi. No, ok, pensavo che fosse già conquistato, invece no, scherzavo. Quanto ci metterete ad organizzarvi? Spiegatemelo. Ah, non abbiamo il controllo della costa. La cosa è molto intrigante. No, non siete voi. Siete voi che dovreste. Ne vado invece supporto. Sì, non so perché non lo fate, però. Qual è il vostro problema? Perché qui è rosso? Eppure è in teoria attivo lì. Sì, no, infatti è attivo. Non so perché non vogliono dare supporto a quella zona. Se facessi così. Se facessi così. Scusate. Spostiamo tutti quanti lì e poi dopo attiviamo la missione. Voglio vedere se non gli metto in bocca le navi, sì, se non ottengo quel supporto, no? Cioè, mi pare molto strano che non riescano ad arrivare laggiù. Forse non c'è il range a caso del porto. Se li spostiamo qua, magari. Vediamo. Nel frattempo quanto. Abbiamo 6 milioni e mezzo di petrolio, cioè di carburante. Abbastanza indecente, devo dire. Sono arrivati questi? No, non ancora. Anche le flotte non sono estremamente veloci, vedo. Pensavo qualcosa in più. Invece la velocità 5. Dipende un po' dalle zone, a quanto pare. Visto che certe aree riescono velocemente a spostarsi, diciamo. Adesso riesce ad andare su porto? Non ancora. Secondo me qui c'è la questione di porti e di range. Non lo so bene come funziona. Sarò molto onesto con voi. Però noi aumentiamo comunque il livello di questi porti. Perché può essere sempre utile. Mettiamo anche come priorità, così vediamo se effettivamente era quello il problema. Visto che le flotte grosse richiedono un sacco di rifornimenti, chiaramente potrebbe essere uno dei problemi, diciamo. Anche un radar qui prima o poi lo vorrei costruire. 3.000 operatori nemici che rompono i maroni. Qui è abbastanza stabile dal punto di vista della resistenza, anche se qui un po' sta salendo. Però abbiamo tante truppe nell'area, quindi dovremmo riuscire a prendercene cura. Guarda qua, sti infami. Cioè, comunque sono usciti fuori. È pazzesco, veramente pazzesco. E continua ogni volta a salire la questione. Quello è il bello. Continua sempre a salire. Qua come vogliamo agire? Così agiamo? Spostiamo truppe a caso e prima o poi li conquisteremo, immagino. Però voglio vedere se ogni volta che escono fuori, se la compliance aumenta o diminuisce. Voglio pensare che aumenti col tempo. Lo stiamo soffrendo ora, ma poi pian piano dovrebbe essere sempre meno, visto che aumenta di un tot al giorno. Vediamo. Che noi stiamo utilizzando Civilian Oversight. Sì, ok, ovunque va benissimo. La compliance
No, non aumenta in realtà. Però non diminuisce neanche. 20% della garrison. Sto pensando. Compliance è una questione di tempo, a questo punto, voglio pensare. Ok, qui stiamo accerchiando, quindi prima o poi li conquisteremo. Per l'ennesima volta. Che è veramente indecente proprio. Ci mettiamo anche un bel po' per quel livello. Comunque, non c'è molto da fare laggiù. Qui ci sono aerei. No, è rosso, ma in realtà non c'è niente. Anzi, abbiamo solo le nostre antiaeree, quindi non dovrebbero neanche esserci quegli aerei laggiù. Comunque va bene lo stesso. A livello di guarnigioni, Svizzera, ricontrolliamola. In questo giro non sono neanche tornati come stato, visto che non mi ha dato la vittoria. Allora, guarnigioni della Svizzera, che non vedo, tra le altre cose, eccola qui. Siamo a 100% efficiency, ok? Quindi guarnigione migliore di questa non esiste. Eppur continua a salire. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Prima o poi... Ah no, ok. Anche questa volta la Svizzera è capitolata per la 49esima volta nella sua storia. E niente, qua veramente non c'è molto da fare. Allora, qui... Chi è sta gente qui che è in azione? Chi è in azione qua giù? Scusatemi. Ah, voi siete in azione. Ma avete conquistato... Ah, quelli in Africa. Ok, in Africa. Stiamo ancora combattendo qui, è vero. Infantry expert, sì, va benissimo. Attack, infiltration, sì, potrebbe essere utile, immagino. Anche se lì non sono ben proprio espertissimo dei vari tipi di attacco, diciamo. Comunque qui impari di capire che possiamo avanzare un po' ovunque e pace all'anima loro, diciamo così. Anche se qui vedete abbiamo truppe molto deboli in realtà. Ok. Voi andate di qua. Voi fate lo stesso. Qui basta solo ceffo che prende quel territorio, in poche parole. Rimuoviamo anche questi territori del Belgio una volta per tutte, in modo di capire. Così anche qui recuperiamo la manpower. Voi qua non mi servite a nulla per adesso. Quindi ci recuperiamo un bel po' di manpower, madonna. Che queste sono truppe che ora non ci servono. Quindi leviamole su, via. Anche voi stessa cosa. È inutile avere truppe in giro se poi quelle che abbiamo non riusciamo a gestirle, in poche parole. Ok, pian piano sto facendo tutte. In realtà potrei selezionare tutte le truppe, giusto? In qualche modo oscuro. Esatto, con lo shift. Manpower recuperata, ottimo. Molto bene. Mi stiamo attaccando. Ah, qua ci attaccano, cavolo. Qua United States addirittura ho il territorio. Intrigante. Molto interessante. Nessun territorio perso in giro, vero? No, per ora no. Allora, qua come ce la vogliamo giocare? Ce la giochiamo che semplicemente continuiamo ad avanzare a prendere i territori. Finalmente non perdiamo manpower e basta. Qua servirebbero rifornimenti. Mi sa proprio di sì. Mi sa che servono quei rifornimenti. Anche se non ci possono arrivare in realtà, perché non è proprio il nostro territorio. Facciamo così. Mettiamo come priorità assoluta. Allora, dov'è? Molto bene. Molto molto bene. Qui stiamo conquistando. Ok, ci stiamo muovendo. Qui abbiamo preso il territorio, molto bene. Quindi tutti quanti laggiù. È avanzata con relativa cautela. Non voglio stare qua. Qua sono conquistati i nostri territori. Prima stavo detto, ma quei territori erano nostri una volta, mi ricordavo bene. Voi riuscite a combattervi anche se siete guarnigione? Qua giustamente loro continuano a sbarcare. Solo che non riesco a pensare un modo per gestirmi la cosa se non posso mettere più truppe sulle coste. È quello il discorso. Preferisco perdere i territori in Africa che i territori in Europa. Quindi per adesso rimaniamo con questa bestemmia. L'importante è non perdere i territori principali, diciamo. No, qua la guarnigione non riesce a fare nulla. Qui dovremmo semplicemente conquistare. Abbiamo flotte.
forte potenzialmente. Insomma, sì, non abbiamo nulla a controllare. Non abbiamo nulla. 318 nave, non fare un cazzo. Scusate, francese. Non abbiamo nulla. Insomma, ce l'abbiamo, sì che ce l'abbiamo. Allora, una piccola flotta. Qua facciamo Africa, ok. Controlliamo Africa. Allora, la metà di queste sono nuova tax force. Anzi, la metà della metà. Questa pure è nuova tax force. Questa è la flotta principale. Questa in realtà facciamo una flotta. Allora, un nome di questo genere bisogna fare. Quelle da grosse ovviamente le utilizziamo. Come possiamo fare? Allora, dividiamo innanzitutto la questione, 4 e 5. Nuova tax force. Ok. In realtà voi dovreste essere una nuova. Esatto, proprio questo sto cercando di fare. Diventate rossi così. Quindi voi controllate l'area sostanzialmente. Anzi, neanche voi. Queste flotte controllano queste aree qua giù. Sì, ci piace, ci piace. Esatto. Quindi voi controllate questo. Voi fungete da strike force. Nel caso fosse necessario. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tutte queste vanno nella flotta principale, ovviamente. Visto che ci limitiamo ai destroyer per fare le pattuglie, eccetera. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Anche voi siete gente a parte. Non così. Non così. Allora, riorganizziamo il tutto. Qui, qui, qui. Bene. Poi 1, 2, 3, 4 e 5. Nuova tax force, che in realtà diventa una nuova flotta. Molto bene. Quindi voi siete il verde col... Qua mettiamo pure la stessa cosa, verde col binocolo. Ok, voi fate pattugliamento in queste zone. Molto bene. Voi pattugliate. 1, 2, 3, 4 e 5. Voi fate patrol. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Divertente. 2, 3, 4, 5. Ah, il tasto destro è stato scoperto e mostra la nave. 4, 5. Dovrebbero bastare per adesso. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. C'è da fare anche questo. Anche se sicuramente c'è un metodo migliore per fare tutto ciò. Però forse no, perché cioè, più di questo, se voglio delle navi specifiche, non è che posso fare, credo. Ok, per adesso tutti questi facciamo che divento. Sarebbe che io potessi cambiare il loghetto a tutti. E forse anche lì c'è un metodo che non conosco, ma non importa. Però adesso impariamo manualmente a fare queste cose. Impariamo. Già lo sappiamo come fare, purtroppo. Ok. Voi tutte queste fate convoy raiding. Tutte queste fanno patrol. Ok. E queste le teniamo in riserva per ora. Beh, mi pare abbastanza bene. E secondo me non serve neanche produrre altre navi, sarò molto onesto con voi. E anche qui sono. Qua, anche qui è manpower che se ne va. Quindi eliminiamo, eliminiamo, eliminiamo. Prima o poi ci serviranno, però poi a produrre navi piccole in realtà non ci vuole niente. E non penso abbia tutta questa gran flotta. Quindi per adesso va bene così, a mio parere, perché almeno risparmiamo un po' di gente per la fanteria. Perché ogni nave che viene fuori è manpower, 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 manpower che va via. E sono tutte navi che non stiamo neanche utilizzando, capite? Quindi veramente per ora quelle riserve bastano, avanzano. Nel frattempo qua dovremmo riuscire anche poi a bloccarli, giusto? Visto che non dovrebbero esserci più ceffi, non dovrebbero avere più la possibilità di sbarcare, in poche parole, in buona sostanza. Abbiamo dei... Ah, voi qua state agendo così per vostra spontanea volontà, in poche parole. Va bene. Di qua noi ancora continuiamo a non avere controllo del mare. Che però ci interessa relativamente. Quei marines però li lasciamo lì, che è tanto pace. Seguiamo questo sbarco, vediamo cosa succede. Anche se qui questo sbarco praticamente ci porta nuovi territori da conquistare, da controllare. No, in realtà ci porta nulla, perché non ci riuscite a sbarcare. Quindi lasciate perdere.
lasciate perdere, ho detto, lasciate perdere, grazie, tornate indietro. Non tornano indietro finché non perdono, non l'ho capita. Non tornano indietro finché non perdono, no, finalmente. Risorse buttate. Ok, abbiamo ripreso il controllo di questo mare, quindi non dovrebbero più riuscire a sbarcare. Di qua non si riesce ad arrivare, non lo sanno neanche loro il perché. Ma qua abbiamo dei rinforzi che potrebbero tornare utili. Proprio adesso aspettiamo. Voi avanzate a questo punto. Non mi pare vedere alcun impedimento. Dovremmo riuscire ad avanzare senza problemi. Magari andiamo, torniamo offensivi, visto che finalmente vedo della manpower. Quindi vediamo di levarci di torno il prima possibile. Non vedo che hanno rifornimenti, hanno poche truppe, vedete, quindi dovrebbe essere abbastanza veloce la questione. Qui tra l'altro abbiamo anche un porto a Cape Town che potrebbe essere sfruttato, ma per adesso lo lasciamo lì. Con la pazienza otterremo tutti i risultati. Tra l'altro qui ho visto qualcosa di brasiliano. Ecco qua, mi sa che stiamo ingaggiando, infatti. Mi sembra di vedere... Era brasiliana lì la nave? Sì, esatto, due destroyer brasiliani che distruggeremo in tempi brevi probabilmente. E non mi sembra che ci sia altro. Ora controlliamo praticamente tutti i mari, comunque le zone più importanti, diciamo così. Sì, mi sa che va anche bene come territorio. Qui abbiamo distrutto un sacco di aerei e navi brasiliane. Interessante. Anche se il Brasile per ora appunto non è chissà che priorità, giusto? Non ci interessa particolarmente. Qui non so perché non volete conquistare, eliminare quelle truppe americane. Facciamo così, immagino, per essere sicuri di riuscirci. Ok, lo stanno facendo per ora, ottimo. Quindi voi potete tornare al fronte principale, visto che qui il territorio verrà preso da questa unità di fanteria. Molto bene. Si avanza, si avanza. Ah, qua addirittura i verdi vogliono cercare di conquistare. Ok, cioè i verdi sarebbero le nostre truppe di guarnigione, che chiaramente prendono in automatico, cercano di riconquistare i territori che dovrebbero controllare. Non ho voglia di rimuovere quel territorio manualmente, quindi perdiamo piuttosto la manpower, chi se ne frega. Allora, di qua... Qua sarebbe carino avere dei mezzi, dei camion. Beh, qualche camion ce l'abbiamo, però non lo gestiamo direttamente, mettiamola così. Infatti prendiamo Carcassonne, la nuova capitale belga, a quanto pare. È l'ultima che è rimasta, ce l'hanno in Sudafrica, praticamente. E... Sì, no, qua è semplicemente un'avanzata e basta. Non c'è da preoccuparsi assolutamente, non vedo motivo. Qui niente di serio, ancora navi nemiche distrutte, quindi quel poco di flotta che aveva il Brasile lo sta perdendo. Qui sta tutto migliorando, ottimo. Questo perché è aumentata anche la compliance, andiamo a vedere subito. Gli Stati Uniti d'America dovrebbero essere... Primo, sì, secondo me aumentando la compliance, chiaramente diminuisce pure la resistenza. E tutto questo per la Svizzera, a che punto sta? Ancora a rompere i maroni la direzione, vero? A quanto pare sì. Comunque, già ci siamo. Mettere in coda anche cosa avete qua? Dei forti, perché assolutamente non abbiamo nulla da costruire. Tanto vale prepararsi per quella famosa guerra che faremo contro le forze centrali, giusto? Quindi. Ci prepariamo almeno le linee difensive, quelle dove ripiegheremo, qualcosa di questo genere. Potrà sicuramente tornare utile per il futuro. Qua la Svizzera sarà una roccaforte, praticamente. Ok, per adesso va più che bene così. Perché chiaramente almeno abbiamo una difesa solida, almeno ci sappiamo che la difesa può reggere. I forti però 10 dovrebbero essere un bonus decente. Nel frattempo vedono un sacco di truppe a fronte questi. Hanno sicuramente più truppe di noi. È anche vero che tipo qua la Strongheria, cioè tutti loro in generale hanno molto meno territorio da controllare rispetto a noi. Noi abbiamo mezzo mondo, loro hanno mezzo mondo ma diciamo spartito, no? Fra varie potenze, fra vari stati. Invece noi siamo da soli. E l'obiettivo è quello, quello sfizio di conquistare da soli. Potrei anch'io allearmi con gente, avere meno roba da controllare. Però... L'obiettivo di quella campagna è avere tutto il mondo verde, di quella campagna, di questa campagna, avere tutto il mondo verde italiano, non verde brasiliano però, ovviamente. Qui continua a distruggere qualche convoglio qua e là, vabbè, ogni tanto si risvegliano con dei convogli. Noi qua non accade nulla, continuiamo a combattere un po' i loro aeroplani, ma niente di troppo serio. Potremmo anche aumentare un po' la nostra presenza aerea. Potenzialmente sì. Abbiamo caccia pesanti da schierare qua.
No, qualche cacciagetti in più per la superiorità aerea lo tiriamo fuori, così proprio ad essere sicuri. Anche se, vedete, stiamo perdendo ora. Perché li perdiamo? Sono così scarsi sti caccia, ma non credo. Forse non sono quelli migliorati. Cioè, perdiamo aerei e il nemico ha queste condizioni qua. Ah, ecco, la cosa ora sta cambiando un pochino, ma... continua a sembrarmi strano. Continua a sembrarmi strano che ne prendiamo così tanti. La nostra air defense è il minore del loro attacco. Più agilità. Secondo me allora... non so se aumentare ancora di più la difesa. Cioè 16 di air defense speravo fosse abbastanza. Però forse il range non ci serve particolarmente, giusto? Ma miglioriamo l'air defense a questo punto. Ne produciamo comunque da 2.42 a 2.20 al giorno. Oh, che schifo. Che schifo. Centauro jet caccia. Che poi non è buono come l'altro. Però va bene produrne di diversi, immagino. Centauro jet caccia. Ma stiamo producendo aerei inutilmente? Qua mi sono un po' perso, sono onesto. Centauro jet caccia. In teoria è più scarso di quello, giusto? Dovrebbe essere più scarso di questo qua che è il moderno. Questo è invece l'avanzato. Sì, esatto. Questo in realtà non ci serve più. Dobbiamo produrre soltanto questi qua nuovi. Questi qua dobbiamo produrre noi. In buona sostanza. In buona sostanza sì. Qui abbiamo qualcosa da dover produrre in più con le risorse che abbiamo a disposizione. Ora, perfetto. Sì, stiamo producendo ancora aerei vecchi che in realtà non ci servono. Visto che adesso abbiamo la produzione al massimo, l'efficiency non è più un problema. E noi caccia, voglio pensare che faranno il loro dovere con quella difesa in più. Comunque ne perdiamo 5 e loro ne perdono 20, per carità divina. Però mi pare strano che perdiamo comunque 5 caccia, ecco. Quindi pian piano voglio sperare che quelle perdite diminuiscano. Con i nuovi caccia che hanno una difesa maggiore. Perché loro veramente hanno un'efficiency schifosissima, cioè... cioè, a metà, 8 su 5, cioè, mio Dio. No, sicuramente allora la difesa deve essere molto più alta, quello poco assicuro, perché non è... anche se adesso la difesa, vedete, è più alta, ok, forse stiamo già notando le differenze. 15, madonna mia, troppe perdite, non so, è normale avere tutte queste perdite? Ditemelo voi nei commenti, perché io sono un attimo... perplesso al riguardo. Comunque ragazzi, ci fermiamo qui con questo episodio. Non è accaduto tantissimo, però come molti hanno suggerito, avete visto quante ribellioni, quante rotture di balle. Adesso siamo un po' stabilizzati, abbiamo un po' di manpower da gestire. Pian piano con i prossimi episodi riusciremo a tornare all'attacco, all'assalto. Detto questo vi saluto, nel frattempo qui i territori sono stati praticamente riconquistati e ci vediamo nel prossimo video. Ciao.